ragazzi, allora siamo arrivati all'ultimo step per cercare di correggere i problemi di precisione della Kossel. Dopo aver praticamente sistemato i carrelli, dopo aver corretto le staffe, ancora stampava storto, alla fine siamo arrivati al, come si dice, all'effector. Questo è quello originale, praticamente ho stampato solo i primi due layer per confrontare le misure, per vedere se erano giuste. E come potete vedere, prendete a riferimento queste finestrelle che sono nel centro dei fori di questo qua, sono queste finestrelle qui, vedete? E allora, se guardate qua, sono praticamente circa al centro delle viti, questa un po' più di più e questa un po' più in su. Anche qua vedete il lato inferiore è al centro delle viti, questa un po' più in qua e questa un po' più alta. Arriviamo a queste e praticamente vedete come sono in centro alle viti. Vuol dire che è schiacciato, per cui se qui sono circa uguali, questo è schiacciato e guarda caso è l'asse Z, che era quello che mi guida, vabbè, niente, in ogni caso influiscono tutti e tre. Allora ho fatto una copia dell'estrusore, una copia dell'effector originale, stampato in ABS con la mia solita vecchia stampante, questo è il blocchetto originale, ora questo va così. Bene, ora lo monto e vediamo come va. Bene, finalmente abbiamo raggiunto le corrette dimensioni di stampa. Ora vi faccio vedere un attimo la differenza con quelle stampate prima di fare l'ultima modifica. Allora, questa la uso come riferimento che ha le misure corrette. Questa l'ho stampata prima. Praticamente, non so se riuscite a notare, vedete anche qua che l'ha fatta compressa prima dell'ultima modifica. Praticamente gli oggetti più piccoli di 5 cm tendeva a comprimerli un po', quelli oltre più grandi di 5 cm invece li espandeva. Qui l'abbiamo stampata prima di questa e finalmente abbiamo le perfette misure.
queste invece sono da 80 e vi faccio vedere come questa l'ho stampata con l'altra stampante ed è il riferimento preciso. Vedete che già qua vedete qua e qui tendeva un po' a storpiare l'oggetto. Questa stampata dopo l'ultima modifica è praticamente perfetta. Quindi niente, sono contento, tutto funziona bene, i carrelli funzionano molto bene, l'effector non subisce il calore della testina, viene raffreddata bene e anche dopo 2 ore di stampa, se vai a toccare sotto è proprio freddo accanto alla testina. Diciamo che questo primo giro di modifiche è finito. L'effector e i carrelli li potete scaricare dal mio account su Singiverse, trovate i link anche in descrizione. Per questo video è tutto, alla prossima, ciao!